Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di dropshipping utilizzando Amazon come fornitore, di come farlo, dei vantaggi, dei svantaggi e un po' tutta questa storia di Amazon. Però, prima di tutto, voglio ringraziarvi per esservi iscritti nel mio canale. Ho visto che stiamo aumentando molto in questi giorni, vi ringrazio a tutti. Se non ti sei ancora iscritto, ti chiedo gentilmente di iscriverti, così resterai aggiornato sui contenuti di dropshipping e finanza personale, e di mettere like al video se trovi il contenuto interessante, così aiuterai l'algoritmo di YouTube a mostrarmi sempre a più persone interessate. Ma ora passiamo al dropshipping di Amazon, ma prima la sigla. Bentornati ragazzi, oggi allora come vi ho anticipato vi parlo di dropshipping e per quanto riguarda dropshipping utilizzando Amazon come fornitore. È un argomento di cui ricevo molte domande in privato su Instagram e su Facebook. A proposito, se ti vuoi mettere in contatto con me mi puoi sempre cercare, trovi il link in descrizione. Ma passiamo all'argomento di oggi. Innanzitutto, se non sai cos'è il dropshipping, è un metodo di vendita, un business model dove tu vendi un prodotto normalmente online, però non spedisci tu il prodotto personalmente, ma un magazzino, un fornitore lo spedisce al tuo posto. Oggi ti voglio parlare appunto di dropshipping utilizzando come fornitore Amazon. Quali sono i vantaggi di utilizzare Amazon come fornitore? Ce ne sono innumerevoli, ma voglio parlare un attimo di quelli principali. Prima di tutto, ovviamente, l'affidabilità, perché sappiamo tutti Amazon che è un negozio molto affidabile, il più affidabile al mondo forse a tutt'oggi. Un altro vantaggio è il customer service. Se abbiamo qualsiasi problema rispetto a fare dropshipping dalla Cina, da AliExpress o da agenti cinesi, abbiamo un supporto quasi 24 ore su 24 che ci può aiutare in modo tempestivo, e sappiamo che ci aiutano, quindi difficilmente perderemo soldi o perderemo denaro utilizzando Amazon come fornitore. Un altro vantaggio sono i tempi di spedizione, che Amazon spedisce tutto il mondo quasi sempre in uno o due giorni lavorativi, massimo qualche giorno lavorativo o addirittura nello stesso giorno. Quindi immagina un cliente che ti piazza un ordine e si riceve dopo 12 ore ciò che ha ordinato. Ovviamente il tuo rating di shipping experience andrà a livelli altissimi. Questo è, secondo me, uno dei vantaggi principali di Amazon. Un altro vantaggio è sicuramente la vastità di prodotti, perché Amazon è il negozio più grande al mondo, quindi troveremo tantissimi prodotti, centinaia di migliaia, e avremo sempre una vastità di catalogo senza eguali. E soprattutto abbiamo la possibilità di cambiare il prodotto con prodotti vincenti, perché avendo una vastità di catalogo così ampia troveremo sempre offerte valide. Un altro vantaggio, non da poco, sono i coupon. Cioè i venditori su Amazon ti possono applicare coupon, ti possono dare dei coupon quando acquisti, e questo ti andrà a far risparmiare tra il 10 e il 20% ordine, o a volte direttamente delle cifre in euro, 2-3 euro, che ovviamente accumulati negli ordini fanno margine in più. Vorrei aprire una parentesi a proposito di Amazon, perché quello che sento chiedere sia in Italia sia in America che un po' in tutti i paesi è sempre la fatidica domanda: ma i clienti ricevono il pacco Amazon? Se non capiscono che è di Amazon, allora voglio dire alcuni punti su questo. Il primo punto è: credimi, non gli interessa niente. Al cliente medio che acquista non gliene frega niente se riceve con il pacco Amazon, se riceve con il pacco eBay o se riceve con il pacco di Zalando, non gli interessa niente. L'importante è che riceve il prodotto in tempo, di qualità, e soprattutto che riceve quello che ha ordinato. Diciamo che la percentuale di lamentele su pacco Amazon, che poi non sono nemmeno lamentele ma ti chiedono a curiosità, sono intorno allo 0,5%. Su 1000 ordini meno di una persona si lamenta, quindi più o meno si lamenta una persona su ogni 1500 ordini, per farti capire quanto non gli interessa le persone. Secondo punto, che tu puoi usare il pacco Amazon, ma potresti anche averlo riciclato. Cioè io magari riciclo pacchi che ricevo da Amazon per spedire le mie merce. Dici sì, è vero, c'è il mittente, ma la maggior parte delle persone nemmeno se ne accorgono, perché quando ricevono il pacco aprono e basta.
Ma terzo punto, che è anche quello più importante, molti venditori oggi si affidano alla logistica Amazon, cioè Amazon FBA. Quindi chi si affida alla logistica Amazon e vende su altre piattaforme non tiene la merce, la merce nel suo magazzino. Una volta che l'ha data Amazon, probabilmente la farà spedire a loro, quindi vende su altri canali come eBay, Etsy, Shopify, Facebook Marketplace, però la merce la tiene su logistica Amazon, anche se è la sua di proprietà, e la fa spedire ad Amazon. Quindi questo fatto del pacco Amazon deve essere l'ultimo dei tuoi pensieri, invece io vedo che è sempre il primo dei pensieri delle persone che cominciano a immergersi in Amazon come fornitore. Lascia stare, non ti preoccupare, davvero è l'ultimo dei tuoi problemi. Detto questo, passiamo agli svantaggi, che ovviamente sono 5 minuti e ti parlo dei vantaggi, ma ci sono anche molti svantaggi. Il primo di tutto è la concorrenza. Che su Amazon è vero che ci sono centinaia di migliaia di prodotti, ma ci sono centinaia di migliaia di persone che lo utilizzano, che ci vendono, che utilizzano altre piattaforme, quindi hai molta concorrenza sui prodotti e i prezzi soprattutto sono mediamente più alti, perché ovviamente se vai a comprare da AliExpress questa penna la compri 10 centesimi, su Amazon la comprerai 9 euro, 8 euro. Questo non significa che se la vendi in altre piattaforme non la gente non lo comprerà, perché ricorda che l'importante è sempre come le vendi le cose, come le presenti e soprattutto nei canali in cui li metti. Perché se vedi questa penna a 8 euro su AliExpress, ovviamente è cara, è un prezzo fuori mercato, perché su AliExpress la trovi a 10 centesimi. Se la metti a 8 euro su Amazon è pari prezzo con i concorrenti, quindi le persone la potrebbero comprare. Se la metti a 15 euro su Amazon difficilmente la compreranno, perché su Amazon c'è già 8 euro, ma se la stessa penna la vai a mettere su eBay a 12 euro, magari la vendi perché tutti gli altri venditori ce l'hanno a 12 euro o più. Quindi la piattaforma di riferimento è molto importante. Se invece la vai a mettere sul tuo proprio e-commerce personale, magari utilizzando Shopify, la puoi vendere anche a 50 euro, l'importante è come la presenti e il marketing che ci fai dietro. Quindi il prezzo deve essere l'ultimo dei tuoi problemi, perché l'importante non è solo, ovviamente a un prezzo più basso ci sono più possibilità che vendi, ma è ovvio che hai anche meno margine. Il tuo obiettivo non deve essere vendere al meno prezzo possibile, ma vendere i prodotti al prezzo migliore per il tuo margine, quindi non mangiarti il margine. Quindi uno degli svantaggi è il prezzo e la concorrenza, però ricorda che ci sono tantissimi venditori, tantissimi prodotti su Amazon, quindi comunque le possibilità ci sono. Un altro degli svantaggi su Amazon è purtroppo la chiusura degli account. Forse molti di voi non ci sono passati, forse sì, ma Amazon chiude facilmente gli account acquirenti. Vi chiederete perché deve chiudere gli account acquirenti che gli portano soldi. Dovete capire che Amazon, come tutte gli altri grandi colossi, tutti gli altri e le altre aziende che sono enormi, che hanno centinaia di migliaia di dipendenti, punta sull'automatismo, cioè non ha persone che riguardano il tuo account manualmente e vedono e lo bloccano e ti banna il loro algoritmo ti banna in base a centinaia di variabili e comportamenti sospetti. Ad esempio, acquistare 50 articoli uno dietro l'altro e spedirli tutti e 50 a indirizzi diversi per Amazon o comunque anche per qualsiasi altro negozio è un punto sospetto, perché quale acquirente normale acquista 50 prodotti e li spedisce in 50 posti diversi in 20 minuti o in mezz'ora? È ovvio che c'è qualcosa che non va, quindi l'algoritmo ti blocca l'account. Te lo può bloccare anche per tanti altri motivi, soprattutto se non è storico, perché gli account Amazon, come un po' tutto, come anche il business manager di Facebook, funziona con lo storico. Se hai account Amazon datati, con storico, con acquisti, ti verrà più semplice piazzare tanti ordini, perché Amazon già ti conosce, l'algoritmo già ha un po' storico, sa che non fai frodi, sa che non sei un truffatore e quindi difficilmente ti banna, anche se può succedere. Quando ricevi un account bannato da Amazon e ci lavori, è un problema, perché ovviamente non puoi piazzare più gli ordini, poi Amazon non ti sblocca l'account, ti dicono 24 ore, ma a volte passano mesi. Io ho avuto account sbloccati dopo un anno, quindi non è semplice. Ovviamente devi anche arrivare preparato. Per esempio, ciò che faccio io
che ormai farò un video approfondito su questo, è avere una struttura di decine di account, ogni account gli piazzo un numero limitato di ordini e soprattutto con un intervallo tempistico per ridurre al massimo la possibilità di ban, di sospensione. Ovviamente ci sono anche tante altre strategie, tanti altri trucchi che potrebbero essere, per esempio, utilizzare i buoni regalo invece della carta di credito, perché se piazzi tanti ordini con la carta di credito aumenta la possibilità di sospensione per rischio frodi. Quindi questa è una cosa che devi attenzionare, soprattutto all'inizio, perché non, credimi, non è bello ritrovarsi con 40 ordini a spedire, tutti gli account Amazon inclusi, e non poter evadere gli ordini, soprattutto in una struttura magari come eBay, che se cancelli gli ordini ti banna, o anche se lavori con Shopify e lavori con Stripe o con qualsiasi processo di pagamento come PayPal, se fai troppi rimborsi uno dietro l'altro, ovviamente ti sospendono, ti mettono in review il conto per capire cosa stai combinando. Quindi su questa cosa devi tenere in considerazione e soprattutto ti devi preparare adeguatamente. Poi ovviamente, come dicevo prima, puoi fare dropshipping non solo vendendo da altri venditori Amazon, ma se magari vuoi iniziare a fare FBA, puoi fare dropshipping con i tuoi prodotti stessi. Quindi ti fai uno stock di FBA studiato, ricorda che FBA è molto complesso, non è come il dropshipping che vai a comprare merch, quindi vai a spendere ingente capitale fin dall'inizio. Ma se già lo fai, se già fai Amazon FBA, potresti pensare di fare dropshipping con i tuoi stessi prodotti utilizzando la logistica Amazon, proprio come ti spiegavo prima. Dove fare dropshipping su Amazon? Perché abbiamo detto, sì, va bene, Amazon come fornitore, ma dove lo posso fare? Ci sono innumerevoli posti dove puoi fare dropshipping su Amazon, praticamente qualsiasi posto dove puoi vendere. eBay, che è quello dove lo faccio anche io soprattutto, e ne parlo nel mio canale, trovi molti video dedicati a dropshipping su eBay. Lo puoi fare su Shopify, quindi hai il tuo e-commerce, i prodotti li prendi da Amazon. Lo puoi fare su Etsy, su Facebook Marketplace. Ovviamente ogni marketplace di riferimento ha la sua strategia. Puoi farlo su Amazon stesso. Io conosco molte persone, soprattutto americani, che fanno dropshipping Amazon, cioè trovano un prodotto su Amazon, lo rimettono in vendita su Amazon, vende e lo comprano da Amazon stesso. Cioè sì, sembra assurdo, io lo capisco se magari tu non hai mai fatto dropshipping, ma ti assicuro che è possibile, si vende tutto. Per farti capire, io ho venduto più volte, questa è davvero assurda, buoni Amazon su altre piattaforme, quindi buoni carte regalo, non fisiche, digitali, di 150 euro, ne ho vendute due a 150 euro e una volta una a 50 euro, e ho venduto un buono regalo Amazon a 150 euro a 225 euro, 75 euro in più, che suona assurdo, anche per me è assurdo che li ho venduti, però questo per farti capire, la gente compra di tutto. Quindi sì, puoi farlo anche su Amazon stesso, come puoi fare anche dropshipping eBay, trovi i venditori eBay e metti il prodotto, perché ricorda anche una cosa, che su questi marketplace come Amazon, eBay hanno centinaia di migliaia di prodotti, eBay ha 25 milioni di venditori nel mondo, Amazon non lo so, ma saranno almeno il triplo o il quadruplo. Ovviamente sono dei motori di ricerca, quindi quando tu vai a cercare penna su Amazon ti sfunda una serie di penna, solitamente ci fermiamo alla seconda pagina quando acquistiamo, però ci sono altre 500 pagine di penne, quindi Amazon a girare mette, in base anche ovviamente al ranking del prodotto, mette visibilità a un prodotto invece dall'altro. Quindi se tu fai dropshipping Amazon, non è detto che il prodotto del venditore dove compri tu venga mostrato prima il tuo, magari viene mostrato prima il tuo se fai un ottimo SEO, e quindi la gente compra da te, che in realtà è il prezzo più alto del venditore a cui ti rifornisci. Quindi non è scontato. Grazie. Detto questo, spero di avervi chiarito un po' le idee sul dropshipping da Amazon, e ti chiedo di iscriverti al canale nuovamente, perché a breve metterò delle guide dettagliate su come iniziare a fare dropshipping sia su Amazon che su eBay. Condividerò il mio schermo, ti mostrerò passo passo, quindi se ti interessa l'argomento iscriviti, metti like al video, così mi aiuterai a mostrare questo video a più gente possibile. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ci vediamo al prossimo video, ciao.